Adriatico Marissimo è un'espressione di Gabriele D'Annunzio che si riferiva all'egemonia asburgica sul mare Adriatico fino alla Grande Guerra. In questo libro invece vuol dire qualcosa di diverso, vuole esprimere le sofferenze delle genti dell'Adriatico orientale nel corso del Novecento. È il luogo in cui ci troviamo, la risiera di San Sabba. E la risiera di San Sabba è uno dei simboli di queste sofferenze. Purtroppo però ce ne sono tanti altri. Alcuni stanno ancora in Italia, magari sono sparsi un po' dappertutto, come i campi che hanno ospitato i profughi Giuliano Dalmati. Altri sono vicini fra loro, come Basovizza, con il monumento ai fucilati e la foiba. Altri invece si trovano oggi nelle repubbliche di Slovenia e di Croazia. In anni recenti, queste tragedie del confine orientale in Italia hanno suscitato grandi discussioni. E questo va molto bene, soprattutto dopo decenni di silenzi. Però hanno provocato anche grandi polemiche. Pensiamo ai crimini italiani nei Balcani, oppure pensiamo alla questione delle foibe. E questo va meno bene, perché le polemiche rendono più difficile la comprensione del passato. In buona parte queste polemiche dipendono dall'esistenza di pregiudizi, qualche volta anche da speculazioni politiche, ma qualche volta anche da alcuni equivoci nel modo di studiare quelle vicende terribili. Infatti, quelle tragedie sono state studiate parecchio, però in genere ognuna per conto proprio, oppure confrontate per contrapposizione l'una con l'altra, però quasi sempre alla ricerca del colpevole, ecco, di chi è stato peggiore di chi. Oppure sono state studiate all'interno di una sola storia nazionale. Però nelle aree di frontiera tutto si sovrappone. E se di storia noi ne usiamo una sola, c'è un solo punto di vista, allora veramente rischiamo di non capire più niente. Ecco, con questo libro io cerco di proporre un approccio diverso. C'è una panoramica che esplori quali sono state le diverse stagioni della violenza politica nel confine orientale nel corso del Novecento e quali sono state le logiche che di volta in volta le hanno ispirate. Alla fine del percorso vedrete che saremo in grado di leggere bene sia le continuità che le fratture, che le novità. E anche riusciremo a stabilire i collegamenti con quello che succede nei diversi contesti di riferimento di quelle vicende. Contesti che certamente sono l'Italia, i Balcani, ma non soltanto, vanno anche più lontano, arrivano su fino al Baltico. E allora saremo capaci anche di farci un'idea abbastanza precisa delle responsabilità storiche dei diversi attori, dei diversi soggetti storici. A questo punto andrà benissimo ricominciare a discutere con cognizione di causa. Perché avere idee diverse è sempre una ricchezza, e anche perché il confronto è il sale della conoscenza.